4.591 sono questi i voti che Giulio Natali è riuscito a raccogliere in tutto il territorio della provincia di Ascoli e che ora gli hanno garantito un seggio all'interno del Consiglio regionale delle Marche. Una bella soddisfazione per l'esponente del PDL che ha superato un altro ascolano, Umberto Trenta, che comunque entrerà in assemblea assieme a lui. Il PDL ascolano dunque ha schiacciato quello rivierasco escludendo di fatto da Ancona Luca Vignoli e Vittorio Santori. Con diversi mandati alle spalle da consigliere e assessore al comune di Ascoli, Natali commenta così il suo brillante risultato. I cittadini, dice, lo hanno scelto puntando sulla sua credibilità. Il mio risultato che voglio azzardare a dire, soprattutto in Ascoli, premia la credibilità forse. La credibilità e l'affidabilità delle persone è un qualcosa che forse a corto raggio non paga, ma alla lunga è una cosa di cui la gente tiene conto. Io ho amministrato, sono stato nell'amministrazione per molti anni, gestendo delle deleghe molto difficili tra l'altro, non le deleghe che sono di solito, che appaiono, ma deleghe brutte, le deleghe alla sosta, le deleghe alla viabilità, quelle deleghe con cui non è facile entrare in contatto e in buona sintonia con il cittadino e con l'amministrato. Fatto che a distanza di un anno dal non fare più l'amministratore, abbia avuto un tale risultato ad Ascoli Piceno è una qualcosa che mi conforta molto. Anche quella passata nel Piceno è stata una campagna molto intensa, tanti i testimonial politici che sono passati nel territorio a sostegno dei candidati. Natali però ci tiene a precisare che lui non ha avuto importanti padrini. Non è venuto nessun grande uomo politico a fare niente per me e a dire di votarmi, è stato un contatto di ogni giorno in tutti i comuni, nella città dove vivo, dove vivo da quando sono nato, e è stato un rapporto bellissimo, un rapporto da continuare, perché poi l'affidabilità del partito passa attraverso le gambe degli uomini.